Crespi, ma cosa stai lì a mangiarti le ciambelle? Cosa? Muoviti. Che succede? Abbiamo appena ricevuto una chiamata, rapina a mano armata alla banca. Dobbiamo ma come una rapina a mano armata? Sì, sì, è questione di vita o di morte. Cosa che hai in mano sono le ciambelle? Ora come facciamo? Muoviti, muoviti, guido io. Guida tu, posso salire dietro? Ok, mi... Ah no, aspetta, il posto dei carcerati, aspetta di qua. Sali dove ti pare. Ok, eccomi, parti Luca. Sei pronto? Andiamo. Assolutamente. Sei sicuro di saper guidare? Sì, 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 perché mi hai preso. Ok, come pensi di agire, Espi? Ha un piano? Ah, sì, assolutamente. Allora, prima gli offro la... No, sto scherzando. Ovviamente, tiro fuori la mia pistola e faccio fuoco. La prima cosa, come nel Far West. Abbiamo... Ok, non so quanto sia una buona idea. Ma non da qua, le strade sono piene di dossi. Oh, e tu vai piano a guidare, che inizia a aver paura. Tranquillo. Vedranno con chi hanno a che fare. Ok, quindi dobbiamo stare attenti agli ostaggi. Sicuramente ne hanno qualcuno. Eccola, Espi, armi in mano. D'accordo, sono prontissimo, non ti preoccupare. Parcheggia, parcheggia qui, parcheggia qui. Perfetto, ora scendiamo. Entriamo. Oh, assolutamente. Prendi copertura, prendi Proviamo copertura. Negoziare? Negoziare, ma si fa, figurati, negoziare. Massimo, dopo andiamo a fare la spe... dove stanno? Li hai già visti? Oh, porca miseria. Sì, 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 ce n'è uno lì, sono lì dentro. Stanno minacciando. Sei sicuro? Stanno minacciando il capo. Luca, fai saltare i vetri. Fai saltare assolutamente i vetri. Oh, guardali. Irruzione. Irruzione, Luca. Para. Prendili. Attento. No, attento. Mi stanno pigliando, Luca. Ok, sono pronto. Tirali giù. Mamma mia, come li tiro giù. Luca, non riesco a sentire, le armi sono troppo forti, ma quello... Attento che ti sta... Ok. Ce l'abbiamo fatta. Qualcuno è rimasto. C'è qualcun altro? È rimasto ferito. Ci sono feriti? Sì, però adesso ci signore lei ci dotte queste monetine d'oro. Non è che siamo poliziotti a gratis noi, è vero Luca? Espi, insomma, non fare queste cose. Prendi i lingotti e non dire niente. Perfetto. Allora lei mi dia le monete e non guardi Vieni in qua, giro. Dammi una mano. Mettiamogli le manette. Non è che stiamo rapinando noi adesso a questo punto. Forse il caso di toglierci. Le manette, sospettati. Sei sicuro? D'accordo. Un po' troppo, perché qua... È più che sospettati, sono pure svenuti, saranno anche in coma sti qua. Beh, tutto a posto, aspetta che prelevo. Sei sicuro di... Ma Luca, ma tu non hai una carta di credito, com'è che stai prelevando? Sto mettendo tutti i soldi nel conto, Espi. No, come stai mettendo... Davvero? Tutti i lingotti? Va bene, io nel frattempo vado a salutare i banchieri qua. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, eh. Luca, non sparare! Cosa stai facendo? È partito un colpo. Però la prossima volta mi raccomando, che passa qui il capo della polizia, mi raccomando, metta una buona parola per noi che siamo i due migliori sergenti sottoposto di sempre. Sì, 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 assolutamente. Bravissimi. Oh, Espi, è la centrale. La centrale? C'è una rissa. Come? A scuola. Un'altra emergenza ci scu... Come? A scuola? Espi, ci sono degli studenti che si stanno prendendo a botte nella palestra. Dobbiamo subito andare, guarda. Se avessi tempo la manetterei pure, ma devo andare. Andiamo. Monetine. Ok, via. Hai preso anche le ultime monetine. Perfetto, non sì, farti... Sì. Perfetto, andiamo. È tutta colpa dei banditi. Vai verso la scuola. Dai, parti. Speriamo parto, che non ci fermi parto, la polizia. Con calma. Ah, no, aspetta. La polizia siamo noi. Speriamo che non si faccia male nessuno, se no un casino poi a scuola. Ecco la scuola, Espi. Hanno detto che sono in palestra. Ma vabbè, in io carcere. Faccio così, ma ah, no, sì. Fai piano, Luca. Se ci schiantiamo, poi ci notano. Capisci quello è il problema più grande? Sono qua dentro. Sicuro, Luca? Come andiamo? Non possiamo sparare agli studenti, Espi. Alla fine si stanno solo. Manganello! Non lo so, è l'unica cosa che abbiamo. Oppure, manganello. Oppure merendine al massimo. Vabbè, dipende, aspetta. Insomma. Se sono magari a delle superiori, possiamo anche andare di manganelli. Insomma, sono resistenti. Sì, vabbè, ma poverini, dobbiamo, insomma, tentare di calmarli. Al massimo, Espi. Gli mettiamo qualche manetta. Vabbè, e dai. Più, okay. Per stavolta ti concedo di non usare il manganello sotto a posto. Possiamo non è farcela. Che possiamo prendere a botte gli studenti. Facciamo un casino che. Assolutamente. Già abbiamo rubacchiato queste cose. Poi figurati. Al massimo qualche sberletta. Qualche schiaffetto. Qualche buffetto al massimo. Luca, dove sono? Dove hai sentito che sarebbe sta rissa? Qua. A destra, senti che casino. Ma sono proprio agitato. È nella palestra. Che... Prendiamo la palla. No, aspetta, dobbiamo separarli. Come faccio, Luca? Com'è che faccio a tirare l'attenzione? Oh mio Dio, questa è una mazza da baseball. Ok, questo lo prendi tu, Luca. Ok, piano P. Piano P? Tu distrai lì. Io cosa fa? Qua. Cosa stai facendo, Luca, qui? Tranquillo. Lasciami fare. Ma com'è che faccio a distrarli? Signori, smettetela. Signori, smettetela. Continuano a picchiarsi. Mi evitano. Espi, adesso guarda io cosa faccio qua. E tu li attiri tutti, ok? Che cos'è questa cosa? È una trappola. Li mettiamo qua dentro. Una trappola. D'accordo. Allora, vediamo se... Siamo signori, seguitemi. Seguitemi, ho detto.
Forse devi darci un po' più di cattiveria, qualche... Ecco. Ci sta provando, ci sta provando. Guarda, 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 vieni. Guarda! Grande, entrambi li abbiamo presi. Chiudi, perfetto, ottimo. E ora, oh no! Gli altri. Oh no, che sono svenuti! Ho svenuto uno! Ok. Aspetta, ripigliamoli. Ok. Dai, seguiteci, seguiteci, cosetti. Abbiamo delle cose importanti. Guarda, guarda, Espi. Ok, mi stanno seguendo. Perfetto, perfetto. Vai. Dai, venite sotto, fatemi sotto. Commetto che riuscite a coppare un poliziotto. Ah, sono caduto anch'io, non salvami. Mi piace uscire. Vieni fuori. Perché? Pericoloso lì dentro, vieni fuori. Certo che è pericoloso, mi stanno... No, ciao, fatemi spazio. Mi stanno seguendo. E chiudi. Ok, ce l'ho fatta. Ok. Porca miseria, non potevi mettere un filtro antipoliziotto in questa trappola. Almeno si è ripreso quello svenuto. Non vuole più combattere. Ehi, voi due. Ok, ma manca tanto questi due. Ok, perfetto, attirali. E stavolta attivo io la leva, che non mi fido. Ok. Ce li ho. Perfetto, Luca, vai. Si stanno menando anche lì sotto, Espi. Non so quanto sia una buona cosa. Dai. Ma sei... Uno, vabbè, uno è andato. E anche il secondo, mamma mia, quanto stupidi sono. Perfetto. Mamma mia, ci ho rischiato la vita così. Si stanno menando anche lì sotto. Ma non importa, l'importante è tenerli buoni per il preside. Guarda, dico a quest'ultimo che noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Hai capito? Tutti al preside abbiamo fatto tutto il possibile. Se ci sono cose nella trappola è perché abbiamo fatto il nostro lavoro. Ok? Almeno abbiamo finito la rissa. Beh, decisamente. Allora, vi lascio pure i materiali che vi ho rubato. Vieni. Non voglio avere niente a che fare con questa storia. Abbiamo pure rifatto il pavimento. Ok, Luca, finalmente ora posso gustarmi le mie ciambelle. Aspetta che chiamo il preside, gli dico che ci sono i ragazzi calmi. Calmissimi sono. Ok, fatto. Gli ho mandato un messaggio su WhatsApp. E cosa facciamo? Torniamo in centrale, andiamo un po' a prenderci una birra. Io direi di andare a prendere qualche altra ciambella. Ci sono uscite delle ciambelle biscotti che sono buonissime. Ma sai che hanno aperto un nuovo negozio di gelati? Un negozio di gelati? Beh, sicuramente hanno il gusto al biscotto. È quasi ora che chiude, eh. Arriviamo subito. Oh no, sono finito nel sedile dei prigionieri, Luca. Vabbè, vai lo stesso. Ti sta comodo comunque. Arrivati. Oh, finalmente! Dov'è sta gelateria? Dov'è? Guarda che posto! No, che aspetta. Che bello! Espi. Che cosa? Che è successo? Ma sempre i soliti. Cioè... Un'altra emergenza! Sì, come al solito! È anche abbastanza emergenzosa. Ma dai, ma non è possibile! Urgente. Ma poi dai, andiamo velocemente. Poi però torniamo. Ok, Luca, andiamo! E dopo ci prendiamo un bel po'. Ma mi fai parlare? Fammi almeno spiegare. Espi, hanno piazzato una bomba! Ma dopo torniamo a prendere il gelato! Che me ne frega la bomba, scusami! Ma che gelato? Hanno piazzato una bomba in chiesa! Dove una bomba? Va bene. Ok, allora gelato a dopo! Ma mi chiedo perché siamo gli unici che fanno tutto, pure gli artificieri adesso. Senti, è piena estate, tutti sono in vacanza. Ovvio che siamo noi gli unici due a dover star dietro tutte le cose che succedono in città. Eccola. Dobbiamo stare attenti, Espi. Assolutamente. Se ci vedono fanno esplodere tutto qua, questi sono terroristi, non sono rapinatori. Okay. Quello che è, insomma. Però ce la stiamo cavando. Tattici, Espi, tattici. Super tattici. Coprimi le spalle. Cosa stai facendo con quelle cose? Sì, sono io. Ma ti è venuto il momento, ti è venuta la passione costruzione adesso. Per spiare attraverso le finestre. Guarda, sono due, ne vedi altri? Sono due. Cosa stanno facendo? Ma scusa, ma sono dei bombaroli, non ho capito. Guarda cosa è in mano quello dietro. E cos'è, uno smartphone, una calcolatrice? Non è uno smartphone, Espi, è un detonatore. Un detonatore? Ma quindi è tipo uno smartphone un pochino più stupido. Dobbiamo tirarlo giù, come facciamo? E com'è che faccio? Aspetta, Luca, io ho un'idea, basta fare così. Beccatemi questo. Yes, aspetta. Copertura. E pigliali. Ok. Come sono andati giù? Uno e anche l'altro? Semplice. Eccolo qui. Guarda, l'ha fatto cadere. Anch'io lo smartphone. Posso premere i pulsantini? Non toccarlo, Espi. È lì in mezzo. Che cosa? Ma cosa sono queste stelle filanti? Cos'è sta roba? C'è un timer, Espi. Come c'è un timer? Ma sei sicuro? Ok, dobbiamo salvare la chiesa. Sono altri due. Pegali. Ok, uno è andato. E adesso prendi pure l'altro. Dai, fallo secco. Finalmente. Espi, guarda la bomba. Tieni d'occhio la bomba. D'accordo. Se soltanto sapessi leggere l'orario su questi strani orologi, potrei anche leggerti quanto manca. Mancano tipo 10 minuti alle 8. Cosa vuol dire? Abbiamo 10 secondi? Oppure 10 minuti? No, forse 10 minuti. Non credo che volessero esplodere subito. Erano ancora qua in giro. Ma scusa, ma non basta spaccare sti blocchi? Scusa, per disinnescare la bomba. Aspetta. No, Espi, se li spacchi esplode di sicuro. Questo Sei è tutto sicuro? Già tipo qualche colpetto. Guarda che roba. Non tirai i colpetti. Ma
occhi. Guarda, vecchia televisione mia zia. Quando non funziona qualcosa, tiri qualche colpetto. Espi, e dopo un po' guarda funziona. Guarda i cavi, vanno tutti a delle antenne. Dici? Sì. Ah, possiamo tagliare i cavi? In qualche maniera? No, tagliamo le antenne direttamente. Oppure i cavi? I cavi? Perché no? Scusami, Luca. Poi un'idea decisamente migliore. Ma sei un artificiere, vero? O c'è un ordine preciso in cui spaccarli? Ok, questo giù. Riesci a spaccare quello? Non è che riusciamo... sì che riesco a spaccarlo, ma non è che alla fine facciamo esplodere tutto? Non lo so, ma se non riesci a ricevere un segnale, probabilmente si disattiva. Ok, è andato. Okay. È andato. Guarda, si sono staccati. Ora mancano gli ultimi. Manca solo quello là sopra. Espi, non spaccare quello. Fermo. Perché dici? Devi andare a quello là sopra. Ah, hai ragione. Dici che sia quello più importante, quello principale. D'accordo, ci vado io. Dai, ti metto le scalette. Io guardo che non arrivi nessuno, Ok, sono un pochino togliti, stupido. No. Togliti. Oh, finalmente sei riuscito a spaccare questa cosa tranquillamente. Espi, hai spaccato la statua. Come statua? Ma era... almeno 600 anni. Era un originale. Vabbè, mi è rimasto qualche pezzetto. La posso rimettere insieme, magari. Cos'è lo scheletro? Sei un casinista. Dai, spacca. Abbiamo una bomba a disinnescare. Che te ne frega della statua? Almeno disinnesca quella. Ok, è andato. Oh, che è successo? Luca? Ha funzionato. Oh, ok. Sei rimasto ancora qui. L'unica cosa che è rimasta era il timer. Ma per il resto... vabbè, dai, insomma. Guarda, un paio di assi di legno. Tolto tutto, disinnescato. Perfetto, guarda. Luca, mi sa che ci conviene... deve fare molto più danno. Ci conviene scappare prima che il resto delle pattuglie della polizia arrivino. Quei pochi che sono ancora sfortunati non essere andati in vacanza. Guarda cosa mi hai lasciato in mano, sto co... lasciamoglielo qua. Lasciamoglielo qua prima aspetta, che aspetta, dicono aspetta, che un'idea. Rubato. Come un'idea, aspetta. Lo mettiamo qui. Facciamo finta che sia stato lui, ok? È stata colpa sua. È stata soltanto colpa della statua. Aspetta, gli metto pure una pistola di fianco. Perfetto, okay. Così sicuramente okay. Penseranno che è lui il colpevole. Andiamo, via. Vai. Verso il negozio di gelati, finalmente. Ehi, aspetta, ferma Luca. Vedo qualcosa su quell'albero. Ferma. C'è qualcosa su quell'albero. C'è stavo tipo... per vomitare tutta la colazione. Ma dove? Una scimmia. Non lo so, Luca. Secondo me è un problema. Ah, che guarda, c'è la signora. Oh, salve signora. Ha perso la sua scimmia. È finita sull'albero, mi sa. Espi, mi sembra tanto un gatto. Sai più che una scimmia. Ma come un gatto? Vabbè, non è che ho visto la coda. Sono tutti simili, sti guarda, cosi. Vieni a vedere. Adesso dobbiamo pure fare il lavoro dei pompieri. Non lo so. Anche loro sono in vacanza. Penso di sì, Luca. Che facciamo? Gelato pure se abbiamo un piccolo gattino innocente. Io direi che il gattino, dai, possiamo salvarlo per questa volta. Prima il gattino, poi stanghiamo la vecchia e andiamo a comprarci il gelato. Come stai? Ma no, ma... sto scherzando, abbiamo i lingotti, abbiamo i lingotti per il gelato. Abbiamo già fregato i banchieri di prima. Espi, per l'onore e la giustizia dobbiamo aiutare quel gattino. Assolutamente. Come facciamo? Non lo so. Aspetta. Forse ho un'idea. Guarda, Luca, cosa ti propongo? Cosa hai in mente? È una scala? No, molto meglio. Un bazooka. Mano, Espi, dove l'hai preso? L'ho preso. Non ce l'hanno in centrale quello. E ora 3, 2, 1, fuoco! Ok, forse ho mancato un po' il bersaglio. Espi? La casa della signora, vieni subito a chiederle scusa. Ah, signora, scusi, è troppo preoccupata per il suo gattino. A quanto pare è metà della casa. Vabbè, senti, l'ho reso un open space. Adesso c'è più aria, si respira meglio. Forse è meglio tornare a casa. Forse è meglio tornare a casa. Via. Verso la centrale. Guarda, Espi, almeno il gatto è sceso. Almeno quello. Oh, la signora sarà contenta. Credo si sia spaventato. Vabbè, sì, dai, è meglio perdere la casa che perdere un bel gattino, non ti pare? Sono d'accordo, io non adesso, assolutamente. Facciamo un salto in centrale che devo andare in bagno e poi dritti al negozio di gelati. Al gelato! Subito! Oh, ma guarda che c'è aspettarci, signor capo della polizia! Buongiorno! Come va? Tutto a posto? Siamo qui per una veloce pausa. Fai fretta andare in bagno, Stiamo lavorando un sacco. Dobbiamo tornare al servizio. Ma aspetta, Luca, ma perché ci guarda così strano? In prigione! In prigione, veramente! Ma per tanto... cosa? Ma non abbiamo fatto niente! Abbiamo sventato una rapina in banca, abbiamo sedato una rissa. Secondo me si è sentito qualche cosa. Ma non mi importa, Luca! Non mi importa quanto ci tengono qui dentro. Sei riuscito a tenerli? Sì, sono riuscito a tenerli. Assolutamente, guarda qui. Non fagli vedere, non fagli vedere. Qui! Un postone, Beh, è un bel posto, comunque. Non ti preoccupare, casomai poi li mettiamo sotto al letto. Quando usciremo saremo ricchi! Tanto, Espi, guarda cosa c'ho. Evadiamo? Stanotte si corre. Bye bye, signora polizia. Stanotte grazie, ci siamo dispiaciuti.